Un cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati al calogero saporito di Licata, 24esima giornata nel campionato Under 15 regionale, il Santa Sofia Licata. I Mister Pinto, dopo il 4-0 contro l'Atena, ospita il Niscemi, reduce dal 2-1 sulla CL Calcio. Formazioni Santa Sofia Licata con Giovanni Gattuso, Tedesco, Castelli, Cellura, Montana, Condello, Passarello, Giovanni Pio Gattuso, Russello, Bennici, Ganci. Risponde il Niscemi con Cultraro, Allia, Di Vincenzo, Alessandro Internullo, Massa, Terranova, Cona, Francesco Internullo, Valenti, Cessari, Cunzolo. Arbitra la partita il signor Alfredo Chiarelli, sezione di aggredimento, 4 minuti di gioco, Santa Sofia che ci prova, calcio d'angolo, pallone che finisce in mezzo, colpito oltre la traversa, al settimo ancora i padroni di casa, palla allargata sul centro sinistra dove c'è il capocannoniere del girone, Bennici salta l'avversario, prova a irrompere in area di rigore, Mancino che finisce sballato, al decimo primo squillo Niscemi, calcio di punizione che finisce alto oltre la traversa da buona posizione, al quindicesimo il Santa Sofia Licata, grazie a questo rinvio al destro dell'estremo difensore, riconquista il possesso. Bennici ci crede sul pallone, va il pallonetto Bennici, gran gol per lui, 1-0 Santa Sofia Licata, ha segnato il bomber. Al diciottesimo ancora Santa Sofia Licata, Cultraro mette in corner per evitare il possibile 2-0 del Santa Sofia. Al minuto 23 calcio d'angolo, i licatesi spingono, vogliono il gol del 2-0 già nel primo tempo, il pallone però finisce nuovamente deviato in calcio d'angolo. Minuto 27 calcio di punizione alto di Condello, al minuto 33 palla lunga, il pallone finisce a Russello, colpo di testa, il portiere respinge e poi la difesa allontana. Siamo dunque alla pausa, al calogero saporito di Licata, 1-0 Santa Sofia Licata, decide il gol di Bennici, inizia la ripresa, gran calcio di punizione, ma Gattuso fa un miracolo e vola, 44esimo Russello, dribbla il primo avversario, provano a fermarlo, Russello in area di rigore, cade così l'intervento del direttore di gara, e calcio di rigore, sembra generoso stavolta, Bennici rincorsa, Mancino a spiazzarlo il portiere, lui invece non sbaglia mai, fa 2-0 e mette in discesa la partita dei suoi. Minuto 50, palla lunga, c'è uno stop in area di rigore abbastanza pregevole, conclusione col Mancino che si perde sull'esterno della rete. Al 55esimo staffetta tra i pali della Santa Sofia Licata, fuori Gattuso, dentro Grego. Minuto 62, palla a Russello, ennesimo dribbling, conclusione che finisce di un niente al lato. Minuto 63, esce Bennici, odore di una doppietta, al suo posto Galanti. 68esimo, Russello prova la conclusione, il pallone viene respinto, c'è Condello, attenzione al batti ribatti in aria, l'ultimo tocco è vincente, il 3-0 del Santa Sofia Licata che chiude definitivamente la partita. Poco dopo il triplice fischio, continua la corsa in vetta del Santa Sofia Licata, il Mister Pinto.